Ciao 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 a tutti. Mi è successa la cosa più stupida che poteva succedermi. Mi è caduto il cellulare nel water. Niente, è morto, morto e stramorto. Ho provato ad asciugarlo bene, ho provato proprio a separare tutti i componenti, asciugarli bene, però niente, è impazzito, si spegne, si riaccende, si spegne, si riaccende. Niente, mi è stato sconsigliato di usare il metodo quello del riso, di immergere completamente cellulare e batteria nel riso, perché dicono che non è poi così efficace. Quindi lo porterò all'assistenza, vediamo un po' se si riesce a recuperare. Nel frattempo sto usando il tablet, ma non ha la stessa resa del telefono, del mio telefono, anche perché sul mio telefono ho tutte le applicazioni, quelle anche per editare i video, per pubblicare. Posso dire che è un casino? È colpa mia, dovevo stare più attenta. Voi vi direte, mi direte, ma come hai fatto, tontolona? Niente, avevo appena finito di fare il bagno ad Alice e niente, avevo il telefono e me ne ero completamente dimenticata nella tasca posteriore dei pantaloni della tuta. E niente, ho sistemato il bagno, poi ho detto prima di tornare di là faccio la pipì. Come ho abbassato i pantaloni della tuta, pluff, ho sentito un boc, poc, così. Ho detto cosa è successo? Mi giro, quando ho visto il cellulare a testa in giù nel water, mi è venuto uno sciopone vero e proprio. L'ho tolto, tra l'altro, e si è immerso solo un pezzettino così, proprio la base soltanto del cellulare. E per fortuna che poco prima avevamo tirato lo sciacquone, per cui era pulito, insomma, il water. Altrimenti anche quello, mettere le mani, insomma, non è che sia il top. E quindi l'ho tolto al volo, l'ho asciugato bene bene. Poi dopo l'ho aperto, dopo ho tolto la batteria, l'ho asciugato bene bene, l'ho lasciato asciugare per un'oretta, cioè asciugare, era asciutto, almeno apparentemente era tutto asciutto, l'ho lasciato smontato all'aria per un'ora, quando l'ho rimontato e l'ho riacceso, il disastro, proprio continua a spegnersi e riaccendersi da solo. E quindi adesso l'ho rismontato e vediamo un po' di portarlo all'assistenza. Speriamo bene, perché ero affezionata al mio telefono. Tra l'altro, io la prima cosa che ho fatto sono andata subito a cercare in rete, in internet, dove poterne trovare uno uguale, perché mi trovo veramente bene con questo telefono, che è un modello del 2016 della Samsung, un J7 del 2016, quindi ha già 3 anni, ma funzionava ancora perfettamente. Niente, non l'ho trovato, non l'ho proprio trovato. Ne vorrei uno uguale, prima di tutto per la potenzialità del telefono, ma poi perché ho una ventina di cover per questo telefono, insomma, mi spiacerebbe buttare via telefono e buttare via cover e tutto quanto. Vediamo, nel frattempo vedo di riuscire a pubblicare video così attraverso il tablet, anche se non posso editarli perché non funziona bene l'applicazione PowerDirect.